Trapani, altri 400 migranti giunti in porto ieri e smistati in vari centri della provincia. Alcamo, arrestati due topi d'appartamento, avrebbero commesso 15 furti in un anno. Mazara archiviata la presentazione delle liste, entra nel vivo la campagna elettorale. Salemi, elezioni 2014, ecco il decalogo della Chiesa in vista del voto del 25 maggio. Basket, il Mazara passa il turno e accede alle semifinali dei playoff contro il Catanzaro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Val. Apriamo il nostro notiziario parlando di immigrazione, coinvolge anche Trapani, la nuova ondata di sbarchi che da alcune settimane è ripresa, l'arrivo dalle coste del Nord Africa. Ebbene, ieri mattina circa 400 extracomunitari sono arrivati nel porto del capoluogo a bordo di una nave della Marina Militare italiana che li aveva soccorsi nel canale di Sicilia. I particolari nel servizio. Continuano gli sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. Gruppi di extracomunitari sono stati soccorsi in queste ore nel canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. In particolare 358 immigrati sono stati soccorsi e accompagnati oggi nel porto di Palermo. A Trapani invece è arrivato ieri un gruppo di stranieri che era stato soccorso martedì scorso dalla nave Espero della Marina Militare. 424 in totale gli immigrati soccorsi. Si tratta di 289 uomini, 83 minori e 135 donne, di cui 5 incinta. Del gruppo 362 sono eritrei, 47 nigeriani, 11 siriani, 1 del Mali, 1 etiope e 2 tunisini. Tra di loro anche una decina di neonati e 27 bambini. Il gruppo di stranieri era stato intercettato dalla Marina Militare in alto mare a bordo di 3 imbarcazioni in legno. La nave Espero è giunta al porto di Trapani, dove sono scattate le misure di accoglienza e assistenza per gli immigrati coordinate dalla prefettura. Con gli ultimi arrivi dovrebbero essere circa 2.000 gli extracomunitari presenti nelle strutture di accoglienza che operano in provincia di Trapani. Controlli straordinari del territorio. Nei giorni scorsi a Marsala, opera dei poliziotti del locale commissariato e del reparto anticrimine di Palermo, sono state controllate 81 persone e 52 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre sono state levate 8 contravvenzioni per infrazioni del codice della strada e sono state controllate varie persone sottoposte agli arresti domiciliari. Ad Alcamo invece i carabinieri, al termine di articolata indagine, hanno arrestato due presunti topi di appartamento che sarebbero responsabili del furto di 15 furti avvenuti in altrettanti appartamenti. Sentiamo. Nel corso di un anno, da marzo 2013 a marzo 2014, avrebbero commesso una quindicina di furti in altrettanti appartamenti tra Alcamo ed Alcamo Marina. Una serie di colpi che hanno creato non poca preoccupazione tra i cittadini alcamesi. Ora però le indagini condotte dai carabinieri avrebbero consentito di dare un nome ed un volto ai due presunti topi di appartamento. Si tratta di due pregiudicati alcamesi per reati contro il patrimonio, arrestati ieri dai militari dell'arma della locale stazione in esecuzione di due misure cautelari emesse dal GIP di Trapani Antonio Cavasino su richiesta del pubblico ministero Andrea Tarondo. In particolare in manette sono finiti il 40enne Vito Tarantola ed il 20enne Vito Terraglia, nei confronti dei quali i carabinieri hanno raccolto una serie di elementi che li inchioderebbe alle loro responsabilità. Secondo i militari, i due presunti ladri erano specializzati nel commettere furti in appartamenti situati al primo, al secondo e fino anche al terzo piano, soprattutto grazie all'agilità del Tarantola e alla sua abilità ad arrampicarsi, utilizzando come una sorta di scala i tubi di scarico posti all'esterno degli immobili. Dopo le formalità di rito, Vito Tarantola è stato condotto nel carcere San Giuliano di Trapani, mentre per Vito Terraglia il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Alcamo, nonché il divieto di uscire da casa nelle ore notturne. Le indagini dei carabinieri intanto proseguono per risalire ai ricettatori a cui i due arrestati hanno venduto la repulsiva.
Ha fatto tanto rumore la lettera anonima recapitata alla redazione della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, nella quale c'era scritto a quanto sembra che la piccola Denise Pipitone sia sepolta a Mazara del Vallo. Da parte sua però Piera Maggio, la madre della piccola, ha ribadito la sua convinzione che sua figlia sia ancora viva. Sentiamo. Noi continuiamo a cercare Denise da viva. Non è il caso di creare allarmismi inutili. Le verifiche andranno fatte come sempre. In questi anni sono state recapitate centinaia di lettere anonime e tutte senza esito. È quello che ha affermato negli ultimi giorni Piera Maggio dopo che la trasmissione televisiva Che l'ha visto ha reso noto l'invio alla redazione di una lettera anonima nella quale si farebbe riferimento al fatto che Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, sia stata sepolta in una specifica zona della città del Satiro. Siamo sicuri, ha precisato la mamma di Denise, che si tratti dell'ennesima lettera da parte di qualche sensitivo, anche se anonima, come spesso accade. Nella missiva, scrive ancora Piera Maggio, non viene specificato nulla di concreto dettagliato, come sicuramente farebbe una persona che sa con certezza dei fatti avvenuti. Come dire, probabilmente si sta facendo tanto rumore per nulla, anche se, naturalmente, verranno effettuate tutte le verifiche del caso e non si lascerà niente di intentato. L'ex assessore e consigliere comunale di Mazara del Vallo, Vito Martino, dovrà risarcire il comune mazarese per danno d'immagine. Lo hanno stabilito i giudici della sezione regionale della Corte dei Conti siciliana a conclusione di un procedimento di responsabilità avviato nell'ottobre 2013 dalla Procura regionale del Tribunale Contabile. In particolare, Martino è stato condannato al pagamento di 30.000 euro oltre agli interessi legali. La richiesta della Procura era invece della condanna a 100.000 euro di pagamento. La sentenza è stata emessa lo scorso 26 marzo e pubblicata alcuni giorni addietro sul sito della Corte dei Conti. Come si ricorderà, l'ex assessore comunale è stato condannato con sentenza definitiva per corruzione nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Eolo. E ci spostiamo adesso a Castelvetrano, dove la polizia ha denunciato a piede libero un 71enne originario di Carini per il reato di furto aggravato. I particolari del servizio. La polizia di Castelvetrano ha denunciato un 71enne di Carini con l'accusa di furto aggravato. L'uomo infatti avrebbe rubato il portafogli a un cittadino castelvetranese. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi in pieno centro cittadino. All'identità del ladro gli agenti del locale commissariato sono arrivati a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima del furto. Determinante per l'individuazione del denunciato sono state le immagini registrate sistemi di videosorveglianza di due esercizi commerciali che si trovano nella zona dove è avvenuto il furto. Immagini che hanno consentito ai poliziotti non solo di vedere il volto del ladro, ma anche di appurare la modalità con la quale il 71enne è riuscito a raggirare la vittima, avvicinata con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali. Nel corso della conversazione, il 71enne, con fare discreto, è riuscito a rubare il portafogli e all'ignara vittima, che non si è accorta di nulla. Dopodiché, l'uomo di Carini ha ringraziato e salutato velocemente la sua vittima, è salito a bordo della sua auto ed è andato via. Solo poco dopo, la vittima del furto si è accorta di non avere più il portafogli e 700 euro custoditi all'interno. Da qui la denuncia alla polizia, l'avvio delle indagini e l'identificazione del ladro, denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Omicidio Rostagno al processo in corso dinanzi la Corte d'Assise di Trapani, è proseguita questa mattina l'arringa difensiva degli avvocati di Vito Mazzara, imputato nel procedimento come uno degli esecutori materiali del delitto. A prendere la parola in aula è stato l'avvocato Vito Galluffo, che ha proseguito l'intervento iniziato l'altro ieri dopo l'arringa dell'altro legale di Mazzara, Salvatore Galluffo. Anche i carabinieri della provincia di Trapani festeggeranno il bicentenario della fondazione dell'arma. L'appuntamento è per lunedì prossimo con inizio alle 10.30 nella chiesa del collegio di Trapani. Sempre nella stessa mattinata è prevista inoltre l'inaugurazione della mostra, che ripercorre attraverso documenti ufficiali, immagini e altri reperti la storia dell'arma nel territorio trapanese.
La situazione della discarica di Contrada Campana Misidia a Campobello di Mazara sarà al centro dell'iniziativa organizzata per questo pomeriggio dal locale collettivo ambientalista antimafia antirazzista Libertaria e dalle associazioni Libera e Libero Futuro. L'appuntamento è a partire dalle 18.30 in via Garibaldi, dove vari relatori si confronteranno sulla discarica e sui eventuali rischi per la salute dei cittadini derivanti dal fatto che a Campana Misidi confluiscono i rifiuti degli 11 comuni che ricadono nell'ambito del lato Trapani 2. Durante l'incontro si parlerà anche di discariche abusive e della presenza di Eternit sul territorio cittadino. A Castellammare del Golfo il Comune ha pubblicato l'avviso di selezione per la concessione gratuita di un bene confiscato alla mafia in Contrada Crociferi. In particolare si tratta di un lotto di terreno con fabbricato ancora in costruzione che diventerà un centro diurno per disabili. Il bene, si legge in una nota, verrà ristrutturato con circa 350.000 euro di fondi regionali. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, al rientro in studio proseguiremo con le altre notizie. Andiamo avanti con il TG Vallo, si terrà domenica prossima a Vita l'edizione 2014 di Giovani in Festa, il consueto appuntamento con i giovani della diocesi di Mazara del Vallo. La festa, promossa come ogni anno dal servizio di pastorale giovanile, prenderà il via con l'accoglienza, le iscrizioni e la colazione offerta in Viale Europa. Alle 9.30 in piazza Luigi Pirandello ci sarà un momento di preghiera, alle 10.30 poi presso il centro sociale, spazio incontri e testimonianze e così via per tutto il giorno. L'anno scorso, come si ricorderà, Giovani in Festa si svolse invece a Petrosino. Adesso apriamo la consueta pagina dedicata all'informazione elettorale. Elezioni amministrative a Mazara del Vallo, con la presentazione delle liste è entrata ancora di più nel vivo la campagna elettorale dei vari candidati a sindaco. Questa sera con inizio alle 19 il candidato a sindaco Toni Scilla presenterà i 6 assessori designati nell'ambito della coalizione che lo sostiene. La conferenza si terrà presso la sede del Comitato Centrale che si trova in corso Armando Diaz. Ho nominato, come promesso da subito, tutti i componenti della giunta assessoriale, affermato in una nota Scilla, per sottolineare la volontà di giocare con le realtà e trasparenza, una partita politica importantissima per l'intera comunità. Giuseppe Siragusa è l'uomo giusto per un impegnativo ruolo di governo, quale quello di sindaco di una città importante come Mazara del Vallo. Ad affermarlo il coordinatore regionale del nuovo centrodestra Francesco Cascio in vista del voto del 25 maggio. Per Cascio il nuovo centrodestra è l'unico partito che rappresenta l'area liberale, moderata e cattolica presente alla competizione elettorale per il comune mazzarese e, aggiunge ancora Cascio, Siracusa è vera garanzia di capacità amministrativa, di serietà e trasparenza, nonché di possibilità di collegamento con il governo nazionale. L'avvocato Gaspare Morella ha ufficialmente ritirato la propria candidatura al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo per motivi personali. Questa almeno la motivazione che ci è stata fornita dal diretto interessato. L'avvocato Morello era candidato nella lista La Svolta a sostegno di Toni Scilla. E domenica prossima il candidato a sindaco di Mazara Pino Bianco aprirà ufficialmente la propria campagna elettorale in vista del voto del 25 maggio. L'appuntamento è a partire dalle 19 presso il comitato elettorale che si trova in piazza Matteotti. Per l'occasione Bianco presenterà anche 4 dei 6 assessori designati. Ho scelto una squadra assessoriale composta da persone competenti e animate dalla voglia di spendersi per la città, come ha evidenziato in una nota lo stesso candidato sindaco. E si voterà, come si ricorderà, anche a Salemi, dove intanto la Chiesa locale ha diffuso un documento in vista del voto che si terrà tra qualche settimana, in particolare nel servizio. Una politica che non dimentichi nessuna persona, realizzi il bene comune della città. E questo l'incipit di una riflessione che i sacerdoti, i religiosi e laici delle comunità parrocchiali di Salemi hanno voluto diffondere ieri in vista del voto del 25 maggio, con il quale i cittadini del comune Belicino eleggeranno il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Una presa di posizione chiarisce subito la locale chiesa, che non pretende minimamente di intromettersi nella politica degli stati, ma che vuole essere soltanto uno stimolo per coloro che si ritroveranno ad amministrare la cittadina salernitana dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.
La Chiesa Salernitana chiama in causa innanzitutto tutti i cittadini, invitandoli a stoppare quello che viene definito un vero e proprio disinteresse collettivo verso la propria città, la mancanza di passione, di responsabilità nell'adempiere il proprio dovere, l'incapacità di sfruttare le reali potenzialità e ricchezze che il territorio custodisce, talvolta anche l'incapacità di amministrare per la carente formazione di coloro che vengono scelti. Per i sacerdoti e per i religiosi Salemi ha bisogno di gente che sia convinta e che abbia la forza di sacrificarsi per il bene della città e non solo per gli interessi del proprio gruppo, di gente che sia motivata e che con passione voglia lavorare per amministrare la città, coinvolgendo concretamente anche la fascia giovanile. E ancora c'è bisogno di gente esperta e formata nel fare politica, non gente che si improvvisa tale ritenendosi a prioristicamente capace di amministrare la cosa pubblica e di gente che conosca il territorio in cui dovrà operare, che conosca bene i suoi lati positivi e negativi, le risorse, le povertà. Gente, insomma, che rivaluti e punti sulle potenzialità culturali e storiche del territorio, che dia massima attenzione a tutte quelle realtà in cui c'è povertà, sofferenza e bisogno, che agisca con la massima correttezza, trasparenza e responsabilità nelle scelte di amministrazione, che curi con interesse e sapienza il territorio della città e che infine si impegni per offrire tutti quei giusti e necessari servizi che un comune deve assolutamente dare ai suoi cittadini. E torniamo a parlare delle amministrative di Mazara del Vallo. L'altro ieri pomeriggio si è proceduto al sorteggio per la progressione numerica delle liste per la candidatura a sindaco al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda i candidati a sindaco è venuta fuori la seguente progressione: al primo posto il candidato sindaco 5 Stelle Leonardo Falco, a seguire nell'ordine ci sono Pino Bianco, Roberto Frazzetta, Pino Siragusa, Nicola Cristaldi, Toni Scilla e Vito Torrente. E si intensifica intanto la campagna elettorale sulla nostra emittente. Questi gli appuntamenti di oggi: alle 21.35 spazio elettorale del candidato sindaco Roberto Frazzetta, alle 22.35 spazio elettorale del candidato sindaco Vito Torrente con la partecipazione anche dei tre assessori designati. Infine alle 23.30 spazio elettorale del candidato sindaco Pino Siragusa con la presenza del senatore Antonio D'Alì e dei quattro assessori designati. Infine chiudiamo la pagina dell'informazione elettorale con una nota che riguarda le europee. Domani pomeriggio alle 18 appuntamento a Trapani in corso Vittorio Emanuele con gli attivisti del Movimento 5 Stelle che illustreranno ai cittadini 7 punti del programma Grillino per l'Europa. Al banchetto informativo parteciperà tra gli altri il senatore Maurizio Santangelo. Prenderà il via domenica prossima a Mazara del Vallo la settimana della Croce Rossa Italiana, la manifestazione organizzata dall'associazione di volontariato per dire no a ogni tipo di discriminazione. Inaugurare la settimana sarà una passeggiata in bicicletta alla quale il comitato organizzatore invita tutti i cittadini mazzaresi, grandi e piccini. La passeggiata prenderà il via alle 10 da piazza Plebiscito e passerà dalle principali vie della città. Numerose le iniziative che si terranno fino alla domenica successiva nell'ambito dei festeggiamenti legati alla giornata mondiale della Croce Rossa che ricade l'8 maggio, data di nascita del fondatore dell'associazione Jean-Henri Dunant. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Adesso alcune brevi di sport. Iniziamo dal basket. Missione compiuta per il Mazara che dopo la vittoria casalinga in gara 1 l'altro ieri si è ripetuto a Reggio Calabria contro la Vis in gara 2 dei quarti di finale dei playoff della divisione nazionale di C. 60-53 il risultato finale del match a favore del quintetto gialloblu che così stacca il pass per le semifinali nei quali il Mazara affronterà l'Assitur Catanzaro che a sua volta ha eliminato la nuova pallacanestro Marsal. La prima sfida tra Catanzaro e il Mazara si giocherà domenica 11 maggio in Calabria. Per il tennis tavolo paralimpico, bellissima notizia per la mazzarese Federica Cudia che per la seconda volta parteciperà ai mondiali di questo sport. L'atleta mazzarese infatti farà parte della nazionale che volerà nei prossimi mesi a Pechino in Cina dove si svolgerà l'edizione 2014 della rassegna iridata. Per Federica Cudia si tratta della seconda partecipazione a un mondiale dopo l'esperienza nel 2010 in Corea del Sud. A Pechino invece l'atleta mazzarese c'è già stata per partecipare, come ricorderete, alle Paralimpiadi del 2008.
Calcio a 5 giovanile è finita con una pesante sconfitta. L'avventura della formazione juniores del Marsala Futsal, battuta sabato scorso 7 a 1 dalla Cireale nella finale regionale del campionato di categoria. In semifinale i Lillibetani avevano avuto la meglio sul Vittoria per 11 a 10 dopo i calci di rigore. Infine, per l'automobilismo si terrà l'11 maggio a Custonaci l'undicesima edizione dello Slalom Città Internazionale dei Marmi. La gara è valida come prova del trofeo Centro-Sud per il campionato regionale di categoria. Le iscrizioni alla gara resteranno aperte fino a lunedì prossimo. È davvero tutto, grazie come sempre per averci seguito. Il TG Valo tornerà puntuale domani alle 14. Ancora grazie, arrivederci.